Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video del mercoledì qui sul mio canale. Io sono Simone Akira Trimarchi e oggi voglio parlarvi di qualcosa di totalmente differente rispetto a quanto fatto finora qua su YouTube. Niente magic, niente esport, niente gaming, niente tecnologia. Oggi parliamo di politica. Uno di quegli argomenti che non dovresti toccare mai perché... se no certa gente non la pensa come te, magari va via, si disiscrive, o certa gente che insomma in un modo o nell'altro pare sia sconsigliato, ma pare che io abbia 42 anni e pare che la politica sia una cosa importante. Un giorno un mio amico, una persona che comunque stimo molto a livello intellettivo, mi disse questa frase, mi disse: il calcio è la cosa più importante tra quelle non importanti, che è una bellissima frase per definire appunto la passione da tifosi della Serie A e così via. Quando sentì questa frase io gli dissi: ma il calcio, sei sicuro? Secondo me questa cosa qui è la politica, che sembra veramente influenzare completamente le nostre vite, ma poi alla fine non si riesce a percepire quanto, come, perché e così via. Gli dissi questa cosa come provocazione, in verità non lo penso. Io penso, anzi diversamente, che la politica sia una delle cose più importanti della vita, perché appunto, volenti o nolenti, influenza ogni nostra azione, ogni nostra decisione, perché siamo costretti, convinti o semplicemente ci troviamo a vivere la vita all'interno di uno Stato. Gli Stati si sono organizzati prendendo delle decisioni a maggioranza. Noi siamo in uno Stato democratico e quindi in un modo che appunto coinvolge tutto il processo elettorale fino a quello decisionale, e queste decisioni ci toccano. Se dei politici fanno una stronzata, a noi quella stronzata ci tocca, paghiamo più tasse, abbiamo meno soldi, se fanno un buon lavoro riparte l'economia e così via, siamo in generale più felici, toccati. Quindi faccio questa premessa perché appunto non ho mai parlato di politica sul canale, e quello che voglio dirvi comunque in questo video, in cui cercherò di analizzare in maniera onestamente, tra l'altro non mia ma facendo uso di altri personaggi che ne sanno molto più di me per quanto riguarda questo referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no, faccio questa premessa perché appunto per me, secondo me, votare ed esercitare il proprio diritto democratico appunto al voto è una cosa importante, è una cosa importante ed è una cosa che io personalmente vi consiglio di fare, nonostante appunto come premessa l'abbiamo fatta, sembra che la politica non impatti sulle vostre vite, tanto non cambia un cazzo, chi voti cambia niente, cambia rispetto a te, da quanto ti impegni a raggiungere i tuoi obiettivi, questa grande narrazione del superuomo, perché siamo tutti Akira su YouTube, se fai un sacco di video tra un po' spacchi e bla bla bla. A fine, in verità questo non è vero, e ripeto, la politica impatta sulle vostre vite, così come impatterà probabilmente questo referendum. Non lo so perché, non lo so perché io sono una persona a cui piace molto informarsi, soprattutto perché se quando vado al bar, prima che lo chiudessero, perché non vi ho raccontato tra l'altro che il bar proprio sotto casa a causa del Covid ha chiuso dopo 42 anni, i ragazzi che lo gestivano da 23, è una cosa che mi dispiace moltissimo, però dicevo, quando mi ritrovo in quel bar e sento col mio orecchio un qualche discorso di qualche vecchio, di solito, giovane perché no, ragazzino perché no ancora, che sta dicendo una stronzata a livello politico, non mi regge. Io sto lì, alla fine la gente mi conosce, mi può venire a casa a menare, quello è, però io devo entrare a gamba tesa e dirgli: hai detto una stronzata. Perché? Perché sono più informato di te. Ho ricevuto anche, insomma, ho litigato con della gente dicendo: no, perché le informazioni dove le prendi tu sono meglio delle mie. Sì, sì, raga, sì. Cerco di leggere dei siti e cerco di informarmi dai canali YouTube, perché non riesco a farlo dalla televisione, in maniera del tutto equidistante dalle varie parti politiche e con grande buonsenso, perché la televisione purtroppo è una merda, questo lo posso dire a livello politico, così come lo sono tutti i giornali praticamente tranne uno. E quindi informandosi
si riesce a ottenere quello che appunto io chiamo uno scudo, una difesa. Chi più sa più vale, è la cosa che mi ha detto sempre mio padre, e ci credo tanto. Chi più sa, come nel mondo del gaming, come nel mondo di Magic, come nel mondo appunto reale, ed è quello della politica. Quindi per questo tendo ad informarmi molto. Su questo referendum, nonostante io abbia preso informazioni, ripeto, che credo di prima qualità, sulle ragioni del sì e le ragioni del no, pensate, io non ho un'opinione su che cosa domenica andrò a votare all'interno dell'urna elettorale, perché ci andrò, sì, e non so attualmente che cosa votare, mi farò un'idea lì per lì. Questa è una cosa grave per me, che sono sempre stato uno abbastanza, insomma, deciso, politicamente schierato, se volete, e è un po' frutto in verità dell'ultimo decennio in cui io credo di un po' come tutti quelli, diciamo, di sinistra, perché sicuramente è la parte politica in cui più o meno mi riconosco, si sentono traditi da quello che era il più grande partito di sinistra, che non è assolutamente più un partito di sinistra, manco per il cazzo, ovviamente parlo del PD, e non solo traditi da quello, che tra l'altro io non ho mai votato, pensate, perché ho votato sempre altri partiti, magari satellite, forse più a sinistra, forse, ma poi dipende, perché non è che la mia opinione è completa, la penso di sinistra su tutte le cose, no, ho un'opinione differenziata a seconda dell'argomento, e dicevo, quello che semplicemente appunto penso è che negli ultimi tempi è molto difficile riconoscersi in una forza politica che abbia lo stesso spettro di idee che ho io, che sia europeista, che sia ecologista, ecco, parliamo di temi, non parliamo di destra e sinistra che sono cazzate, che sia appunto contro questa continua, come si dice, protezione delle, in un modo o nell'altro, vecchie generazioni, ma sia per il futuro, pro futuro, che sia che voglia fare luce sulle tecnologie, che abbia un'idea concreta di futuro e di paese, e così via. Quindi, non riconoscendosi in nessuna parte politica, non sapendo proprio chi votare, né quando vado io, che cazzo, boh, forse questa cosa è figlia, e quindi neanche al referendum so che votare. Però voglio dire una cosa su questo non so che votare, che comunque la politica è la famosa arte del compromesso. Quando si dice ma tu vai a votare il meno peggio, ragazzi, da sempre, cioè, nel senso, non è che quando magari voi siete più giovani di me, 20 anni fa, che c'era Berlusconi contro Occhetto, no, e dopo ancora D'Alema, eccetera, io fossi completamente d'accordo con D'Alema, col cazzo, però era il meno peggio. E questo per quanto riguarda l'Italia, ma se vado indietro e vado probabilmente in Grecia all'invenzione della democrazia, anche lì non è che eri completamente d'accordo con quello che era, non lo so, da una parte rispetto a quello dell'altra, cercavi di votare il meno peggio, e la stessa cosa secondo me si dovrebbe fare ai giorni nostri. Per quanto riguarda appunto questo referendum, qual è l'opzione meno peggiore? Non lo so, e non ve lo direi, perché non voglio comunque influenzare il vostro voto, ma voglio invece appunto darvi degli strumenti per riflettere su questo referendum. Allora, voglio fare prima però due premesse. La prima, secondo me questo referendum è nato male, non so se lo sapete, ma questo referendum nasce con praticamente un colpo di coda all'interno del Parlamento, che aveva già votato praticamente per una delle due parti, in cui dei parlamentari che non sono d'accordo decidono, era già passato alla Camera tra l'altro questo taglio dei parlamentari, decidono che no, io però non voglio più comunque che questa cosa passi, diamolo in pasto al popolo italiano. E mentre credo che il referendum sia uno strumento bellissimo per far votare il popolo su determinati argomenti, per esempio etici, dove effettivamente, tra virgolette, l'uomo della strada può esprimere la sua opinione, credo che sia complicato invece che l'uomo della strada possa esprimere un'opinione circostanziata su il taglio dei parlamentari, se se ne servono di più, se ne servono di meno, se si risparmia, quanto si risparmia, se invece non c'è rappresentatività, e quindi sarebbe meglio averne di più, perché è più tutelata la democrazia.
non sono l'uomo della strada, non lo so manco io, cazzo. Quindi la prima premessa è: secondo me questo referendum è sbagliato, non andava messa in mano agli italiani la possibilità di scelta, ma andava messa in mano a degli esperti, esperti che il nostro paese sembra aver perso di vista, sembra, perché noi non ce ne frega più un cazzo degli esperti, noi stanno lì, sono dei professoroni e ci stanno sul cazzo, invece che prostrarsi e dire: tu ne sai più di me, hai studiato anni per sapere se la macchina politica funziona di più o di meno, decidi tu, perché io ti delego per decidere. Premessa numero uno. Premessa numero due: sono un padre di due bambini che da marzo non vanno a scuola e che sono ritornati a scuola pochi giorni fa, lunedì. A me sembra assurdo, assurdo, assurdo che nel bene della popolazione italiana, tra cui questi bambini sono gli ultimi, non hanno voce, non godono rispetto, non hanno sindacati, non possono parlare di quello che provano dietro la loro mascherina, adesso addirittura in classe o non in classe, la loro voglia tra l'altro di sbocciare e di imparare, a me sembra assurdo che la politica abbia deciso di comunque fare questo referendum a una settimana dall'inizio della scuola, chiudendo quindi la scuola per qualche giorno, perché poi vanno sanificate le aule, perché c'è il Covid, perché siamo in un periodo di merda ed è un casino. Lo trovo assurdo. Assurdo. Non ho un'altra parola. Quindi queste sono le due premesse per questo referendum. Adesso andiamo a vedere le ragioni del sì, le ragioni del no. Allora, che cosa vi consiglio? Io vi consiglio, esistono degli influencer politici che a me personalmente è molto, la politica è molto complica, mentre gli influencer dei videogiochi diciamo sono persone di cui i videogiochi magari sono un argomento complicato, c'è gente che li ha studiati meglio, però ti puoi fidare di loro perché l'influencer dei videogiochi conosce bene quell'argomento e poi ti decodifica una determinata realtà e ti dà a te la pillola e tu ti fai influenzare. Il videogioco è bello, il videogioco è brutto, tu hai gli strumenti per giudicarlo, io no. La politica è molto più complessa, molto più rarefatta, quindi parlare di influencer di politica è complicato. Però Emilio Mola, che è un influencer, va detto, filo governativo, parla sempre molto bene del governo, riesce chiaramente, grazie alla sua dialettica, grazie al fatto che è veramente una persona molto esperta, molto competente, chiaramente a influenzarci e a darci, lui voterà no, e a darci delle ragioni e a prendere questi dati e poi a decodificarli in un modo tale da convincerci, perché questo fondamentalmente io lo seguo, lo leggo volentieri, perché scrive bene, mi sembra una persona intelligente, è giovane, perché alla fine è giovane, non è giovanissimo ma è giovane, perché io pure mi considero giovane. Dicevo, quindi credo che vedere comunque questo video, ripeto, sapendo che lui è un influencer filo governativo, possa essere importante. Ve lo lascio in descrizione, dura 10 minuti, lui dice le ragioni per il sì e le ragioni del no e fondamentalmente appunto punta sul no. Un influencer invece di cui io mi fido proprio ciecamente e non è assolutamente filo governativo, anzi critica tantissimo anche il governo, è Emiliano Rubbi, che davvero io stimo davvero tanto, ha un coraggio incredibile di andare contro ai peggio personaggi che infestano le discussioni politiche del mondo italiano e riceve insulti continui. Però mi piace perché e spacca, secondo me. È uno che voterà no, ha fatto proprio campagna per il no, in questo post dà 12 motivi per cui votare no. Tra l'altro io gli ho risposto ricevendo molti cuoricini, dicendo che io appunto non so che votare, sono orientato sul no, sono tipo sempre d'accordo con i tuoi post. Ahimè, sono ingegnere e ho letto un articolo che mi sta convincendo invece a votare sì.
ok? Gli ho risposto e lui non mi ha risposto come invece aveva fatto tante altre volte. Mi hanno risposto anche altre persone a cui è piaciuto invece un articolo che è questo, che è un articolo che io ho trovato su Medium. Medium è praticamente lo YouTube di chi scrive, di Salvatore Piunno, che è perché voterò sì al referendum. Quindi in descrizione trovate anche questo di articolo. E che dire, Simone Piunno, io non so chi sia, non so come la pensi, non ho idea del nulla di chi, mi è semplicemente spuntato questo articolo. Lui è un ingegnere, io sono un ingegnere. Ho letto con molta attenzione questo articolo basato sui dati, perché i numeri, porca puttana, non mentono mai, non mentono mai. E mi sono letto tutta questo bel pamphlet di dati, eccetera, eccetera, che mi ha assolutamente convinto, in verità, a votare sì. Quindi, dopo aver letto questo che votava no, questo votava no di cui mi fido, poi ho letto questo e pensavo di votare sì, mi sono detto: e mo che cazzo, mo che, come faccio a scegliere nel silenzio? Devo andare dall'oracolo, l'unico che secondo me riesce ad interpretare la politica nazionale sempre in maniera equidistante, con il massimo del buon senso possibile, da un sacco di anni a questa parte. Chi è? Luca Sofri. Io sono un grande fan di Luca Sofri. Soprattutto sotto lockdown ho letto delle cose veramente incredibili scritte da Luca Sofri, e quando appunto ho veramente dei dubbi che mi attanagliano la testa, dico: vado sul post, vado sul suo blog Wittgenstein, che è famosissimo, e vado a leggere cosa ne pensa Luca Sofri. La cosa fantastica è che per una volta io e Luca siamo d'accordo, perché dice: continuo a non avere un'opinione, non so se andrò a votare o se andrò. E quindi fondamentalmente torniamo al informatevi, vi lascio anche questo articolo in descrizione. Veramente Sofri è una penna fantastica, ma soprattutto un cervello davvero invidiabile. E chiaramente qui dice: ma perché votano al referendum? Questa è un'intervista fatta a Billy Costa Curta, pubblicato da Repubblica, dice: non voglio vedere le facce di Di Maio e Toninelli trionfanti. Quindi fondamentalmente uno vota no, decide sul suo futuro, perché dei politici che ti stanno sul cazzo, che stanno sul cazzo anche a me, votano l'altra parte, però non sai se è forte, non, cioè nel senso, rimane comunque, questo è Billy Costa Curta, non è Sofri, rimane comunque, rimani con le tue convinzioni, ma lo fai per far dispiacere a qualcun altro, che ogni tanto funziona in politica, perché ci sono dei politici che ovviamente sono talmente tanto diversi da me, che se loro dicono una cosa io voglio fare il contrario. Però d'altra parte, ragazzi, che dirvi, è io credo che la cosa migliore, come vi ho detto e credo che abbiate capito, spero, per tutto il video, è informarsi il più possibile e poi fare una scelta ragionata su quelle che sono le proprie convinzioni. Quindi il mio consiglio poi alla fine finale è leggersi proprio il testo del referendum, che è arzigogolato ed è complicato, che trovate sul sito del Ministero dell'Interno, eccolo qua, e dovrebbe essere, quando la cosa è sul Ministero dell'Interno, molto equidistante da tutte e due, anche se, non lo so, io l'ho letto e no, non è fazioso, però insomma va bene, e cercare di maturare una vostra opinione e poi andare a votare. L'importante però effettivamente è che voi lo facciate. Spero che vi sia piaciuto anche questo tipo di video, ci vediamo il prossimo mercoledì, chiaramente, anche se la programmazione del canale, come sapete, continua alla grande. Grazie per avermi ascoltato.